Grande saluto dal circuito Riccardo Tormo di Valencia, dove tra qualche minuto andrà in scena l'atto conclusivo di questo Mondiale Moto 3. Il tempo è sereno e le temperature sono perfette per correre, quindi restiamo in attesa solo di capire chi tra i piloti ha optato per gomme dure e chi invece sceglierà le morbide.
chiuso comincia a popolarsi con i protagonisti della gara, ma prima guardiamo rapidamente la classifica finale. Senza dubbio per lui è stata una gran giornata, oltre al prestigio della vittoria, questo piazzamento gli frutta ovviamente anche 25 punti importantissimi.